Dei secondi passano e si muore. Così è la guerra. Piero mi ha chiamato, ma non li ho ascoltato. Forse viverei ancora se avessi fatto così, ma non mi interessa adesso. Ci sono due cose che posso fare. Ricordare il passato per un po' e lasciato quella vita per sempre. Quante volte ho camminato attraverso quelli campi, quelli soleggiati e quelli che erano così nebbiosi e freddi che non potevo sentire le mie dita sul mio fucile. Soprattutto durante l'inverno lunghissimo del 1944 ero un uomo da solo, lottando contro il fascismo, contro il tedesco, il nazismo, tutto. Ma sentivo che io avessi potuto continuare la guerra. Non c'era un abisso di speranza. Ho scoperto e ho ucciso quella spia untuosa da solo. Ero un uomo competente, diversamente dai soldati delle brigate Garibaldi. E da dove questa competenza nasce? Dalla credenza e la conoscenza nell'ideologia. Quali soldati erano ignoranti, avevano senso racconto. Io, d'altra parte, avrei fatto niente per le mie fedi, per la mia voglia di vedere un'Italia sicura, per i miei amici, la famiglia e tutte le persone che dovrebbero essere libere. Avrei potuto continuare a studiare la letteratura alla via imboscata con la mia famiglia. Forse non ci sarebbe stato pericolo per la mia vita, ma la scelta era semplice. Dovevo combattere. La mia sorellina ha ammirato quella decisione. Mi ha ispirato di continuare, diversamente dai miei genitori che volevano che io fossi rimasto. Sono sicuro che la mia famiglia si dolga che mi abbia lasciato di andarsene. Ma non dovrebbe essere triste? Sono morto con la gloria. Ma certamente la gloria non potrebbe significare niente se qualcosa non sarà ottenuta. Questo non posso sapere. L'unica cosa che so è che è meglio di morire lottando per un modo ideale di vivere, invece di sottostare all'autorità di un altro. Non credo che siamo qui al funerale del mio fratello. Sembra che è stato solo ieri che abbiamo corso attorno nei campi. Abbiamo esasperato i nostri genitori come tanti altri figli alla nostra età. Ma abbiamo dovuto crescere, specialmente quando la guerra abbiamo cominciato. Sebbene Johnny ha sembrato crescere rapidamente, anche se lui è stato uno studente dedicato alla letteratura, ha lasciato tutto alle spalle per fare parte della resistenza. Nessuno sono stati contenti con l'occupazione tedesca del nord. La nostra città ha sofferto tanto soggetto al loro regime. Quindi, all'inizio, sono stata orgogliosa che Johnny ha combattuto per la nostra patria. Ho pensato che lui è stato un eroe. Ho creduto che ha fatto la cosa giusta. Ma l'orgoglio ha cambiato a paura quando ho sentito dei uomini giovani che sono perso le loro vite nelle battaglie brutali. Mamma non sta gestendo molto bene. Mai ferma di piangere e a malapena lascia la sua camera da letto, ancora per mangiare. Mamma mai sarà il stesso perché ha perso il suo figlio unico. Papà, d'altra parte, fa sentire in colpa. In colpa a se stesso perché non ha convinto Johnny di non andare e combattere. Se Johnny è rimasto a casa e ha continuato a studiare i suoi libri invece di nei campi da combattimento, viverebbe. Se abbiamo imparato solo una cosa della questa tragedia, è che la guerra raggiunge niente. Solo morte e ravina possono venire della guerra.
Vorrei che invece di essendo un eroe, Johnny sarebbe sopravvissuto e ha lasciato il combattimento ai soldati. Farei qualsiasi cosa di riaverlo. Johnny, mio caro fratello, prego che riposi in pace. La morte di Johnny. Purtroppo era carino, ma non piango per lui. Invece piango per Pierre, il mio fidanzato, il mio amore. Piango per la vita che volevo, piango per me. Pierre era lì quando Johnny è stato ucciso. Ora Pierre è morto e Johnny è il perché. Dopo la battaglia, uno ha trovato Pierre quasi morto. Pierre è rimasto all'ospedale per 2 giorni prima di morire delle sue ferite. Durante questi giorni ho preso l'opportunità di parlare con lui ed ho scoperto tutto che succedeva. Pierre sapeva che non potevo vincere la battaglia e perciò voleva scappare. Johnny invece voleva rimanere per combattere. Se Johnny avesse detto che scappare era una buona idea, tutte e due siano vive a questo momento. Odio Johnny. Sono contenta che è morto. Ho perso tutto per Pierre, incluso della mia famiglia. Volevo una vita con Pierre, nella nostra casa a campagna con i nostri figli. Invece non ho Pierre, non ho una famiglia e non ho neanche una casa. Non mi va d'accordo con i comunisti, perciò ho scappato da casa per essere non con Pierre, un partigiano. Insomma, quest'idea non funzionava bene. Quella vita non è per me. Rimanga solo un sogno. Ho avuto tutta la mia vita un progetto. Ora la mia intenzione non significa niente. Non diventa realtà. Dovrei organizzare un matrimonio, invece sto organizzando un funerale. Vorrei alzare domani mattina in un altro mondo, in un mondo dove non esiste la guerra e le battaglie, dove c'è pace, dove la gente è contenta, ma so che questo non succede. Se siamo fortunati, la guerra finirà fra un paio di mesi. E per questo sono contenta. Insomma, la mia vita è cambiata e non ho ancora pensato a che cose farò quando tutto questo incubo finisce d'esistere. Mio tesoro, il solo e unico Johnny, mio figlio, come era stato rimosso da noi? E lui è morto e noi siamo qui, senza il suo spirito che mi manca con il mondo. Cioè lo spirito della buona volontà di aiutare il paese dai tedeschi e i fascisti. Forse se mio figlio non avesse combattuto con i partigiani, non saremmo stati qui vivendo in questo momento. Questo momento dopo la guerra siamo qui, stiamo vivendo. Non avrei potuto stare con Johnny primo alla fine della sua vita quando è morto. La mia vita non è completa senza di lui, mio solo figlio. Johnny, avevo paura quando ci ha lasciato per i partigiani, fazzoletti azzurri. Ogni giorno che Johnny non c'era mi ha fatto preoccupare. Ero a casa, preoccupatissima. Da che parte è stato Johnny e con cui c'era? Tanti comunisti e socialisti resistono, però mio Johnny non era un comunista. Anche se ha fatto parte della resistenza e difendere i fascisti e i tedeschi nazisti, volevo il meglio per Johnny. Johnny era un ragazzo con tanta prospettiva all'università. Per di più, lui aveva tanta curiosità per il mondo ed era coraggioso ad aiutare il futuro di Alba. E sono fiera di mio figlio per questo, anche se non gliel'ho detto così. Però, nello stesso tempo, adesso sono così triste per proprio questo fatto che lui aveva troppo curiosità e per questa ragione Johnny non è qua al giorno d'oggi,
scomparso, non ci sarà le possibilità per nipoti di più per continuare la nostra famiglia. Johnny nemmeno è sposato. Johnny dovrebbe avuto una vita lunga e prosperosa, non una vita sulla prima linea. Volevo davvero il meglio per lui. La guerra mondiale non era un posto adatto per mio figlio Johnny. Così, per un breve periodo, la nostra Alba diventava congedata dai tedeschi. Tante le cittadinanze erano emozionati ed eccitati in questo momento. Quando Johnny è ritornato, mi sono preoccupata fino allo sfinimento. Volevo che lui non andasse più via, vero? Mi aveva detto che almeno sarebbe necessario 10 o 20 giorni da un'altra parte con i partigiani. Fino a questo tempo mi sono sempre sentita che sarebbe stato l'ultima volta che ci avremmo visto l'un l'altro. Prima Johnny è stato ucciso, non l'ho mai visto d'autunno. Istante per istante, suo padre ed io non sapevamo cosa fare. È nostro figlio unico che ci manca. Oh Johnny, Dio mio, perché gli ho detto se vada è possibile che non tornerà e adesso non ci vedremo mai più. Ricordo quando eravamo piccoli, siamo stati inseparabili. Abitavamo sulle fattorie in campagna, quei tempi erano tranquilli, ma la sua famiglia traslocava alle città. E mio padre anche per il lavoro. Gli uomini nella mia vita erano spariti e mi mancavano tanto. Johnny, che era sempre il mio amico migliore dell'infanzia. E poi la guerra, che si emergeva così improvvisamente a me. Senza gli uomini ero cresciuta forte e fidata per la mia famiglia. Aiutando sulla fattoria con i lavori manuali e gli affari, diventavo libera e indipendente e mi piaceva aiutare la gente tantissimo. E come sapevo quando la guerra arrivava che c'erano tante altre persone che avrebbero bisogno di aiuto e così sono partita per le città. Era nelle città che ho visto le conseguenze orribili del combattimento. I soldati, gli innocenti, tutti erano esausti e senza speranza, feriti e morti. La distruzione degli edifici, delle case dove la gente una volta viveva, tutta a me sembrava una riflessione della potenza terrificamente della guerra. Una bomba sola potrebbe rovinare le vite di tantissimi, uccidere gli innocenti, le loro famiglie, i loro amici. La violenza di morte mi è impaurita. Desideravo fortemente di tornare a casa in campagna, alla mia famiglia. Però il mio dovere era dare tutta la mia capacità per aiutare. E quando ho cominciato a perdere la mia vivacità, è apparso Johnny nella mia vita di nuovo. Ho ricordato tutti i tempi che correvamo attraverso i campi, felici e senza ansietà. Lottiamo contro i fascisti per dare libertà di nuovo all'Italia, così la gente può vivere in pace. La mia riunione con Johnny mi ricordava la mia motivazione per la guerra. Aiutare la gente, lottare contro quelli che desiderano farsi male. Johnny, tu mi hai dato un nuovo attaccamento. Mi mancherà e ti ricorderò per sempre nel mio cuore.